Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vediamo quelli che sono stati i miei guadagni nel mondo del peer-to-peer lending per il mese di marzo e quelli che sono i nuovi investimenti e le misure che ho scelto di adottare per il mese di aprile. Come sapete è stato un mese molto turbolento, quindi sicuramente ci sono tantissime novità. Se siete nuovi sul canale e siete interessati a questa tipologia di investimenti e volete iniziare ad investire e volete avere qualche strumento in più per confrontarvi, iniziate subito iscrivendovi al canale, così non vi perderete nessun video come questo. Sicuramente nell'ultimo mese sono successe tantissime cose, tra cui questa qui del virus, che ha portato un po' a rivedere quella che è stata la mia strategia di investimento, e poi le ultime due piattaforme di peer-to-peer lending che hanno chiuso e hanno smesso di operare in questo mese e che quindi comunque avranno delle ripercussioni su queste tipologie di investimenti, ed è opportuno appunto rivalutare quella che è sicuramente la mia strategia di investimento. Quindi rimanete con me fino alla fine del video, così saprete tutto quello che è successo e saprete quella che è la mia strategia di investimento in questi mesi a venire. In particolare, le due piattaforme che sono fallite sono Groupier e Monetera, che non avevo mai menzionato su questo canale, che erano due piattaforme di peer-to-peer lending, entrambe che avevano sede in Estonia. Questo sicuramente porterà un sacco di scetticismo nel mondo del peer-to-peer lending e avrà comunque delle ripercussioni. Queste erano due piattaforme sicuramente molto giovani e quindi è difficile prevedere se siano state realmente delle truffe oppure se in realtà si è trattato appunto di una ripercussione dal mercato. Comunque, se volete, facciamo un video dedicato proprio a questo, anche con delle persone che hanno conosciuto direttamente il CEO e i proprietari di queste piattaforme per approfondire che cosa è successo. Ad ogni modo, quello che avevo detto nell'ultimo aggiornamento rimane valido ed è a maggior ragione valido in questo qui, ossia quello di puntare a ridirezionare anche quelli che sono alcuni dei miei investimenti più rischiosi in queste piattaforme molto giovani a delle piattaforme italiane, sia per semplificare di molto il processo di tassazione, sia alla fine per ridurre e controllare di più il rischio. Comunque ora vediamo concretamente quelli che sono stati i guadagni di questo mese. Appena visto questo vi dirò quelle che sono le cose che ho fatto in questo mese e che penso di fare nei prossimi mesi per questa tipologia di investimenti e le piattaforme in cui prevedo di iniziare ad investire nei prossimi mesi. Allora, io principalmente investo in quattro piattaforme di peer-to-peer lending e crowdfunding: Mintos, Bondora, Estate Guru e Crowdestor. In questo mese, come potete vedere, alla fine i guadagni sono stati più bassi rispetto al mese scorso. Qui ho lasciato febbraio e questo è marzo. In particolare 31 euro su Mintos, 16 su Bondora, 1 euro e 3 euro su Estate Guru e Crowdestor rispettivamente, per un totale di 53 euro. Comunque c'è stata una bella diminuzione rispetto al mese scorso, sia perché un progetto su Crowdestor il mese scorso rilasciava degli interessi, mentre questo mese no, e sia perché comunque alcuni progetti sono in ritardo su tutte quante le piattaforme. Ad esempio su Mintos infatti c'è stata una riduzione e su Estate Guru anche, quindi mi aspetto che comunque ci siano delle riduzioni su queste cose. In particolare poi ci sono un po' di notizie per ognuna di queste. Bondora permette ancora di ritirare il denaro in maniera istantanea, tuttavia comunque i tempi sono un po' più dilatati, in particolare si va fino ai 10 giorni per ritirare i propri soldi, e questo non è una bellissima notizia considerando che le promesse che avevano fatto erano di liquidità istantanea, mentre istantanea sì, non proprio come si aspettavano moltissimi investitori, quindi sicuramente per Bondora non è stata una cosa molto positiva. Su Estate Guru non c'è nessuna notizia in realtà, e Crowdestor, mentre ha deciso di posticipare tutti quanti i progetti che sarebbero terminati o che comunque dovevano essere ripagati entro questi mesi, con 3 mesi di ritardo, per permettere anche alle persone che devono restituire il denaro di farlo più agevolmente e di non dover rincorrere in dei default su questa piattaforma. Questa, a mio avviso, può essere anche una misura sicuramente sensata, e che è giusto che, anche come avviene per le banche, anche queste piattaforme si adattino a quelle che sono queste circostanze particolari. E per quanto riguarda Mintos, il fatto che sta affrontando dei problemi con tantissimi loan originator, perché comunque le finanziarie stanno avendo dei problemi in questi periodi, dati appunto dal fatto che molte persone non possono o non
non riescono a ripagare i prestiti e quindi Mintos è un po' in affanno. Da questo punto di vista sono state interrotte le attività con alcune già di queste finanziarie, vediamo come si evolveranno le cose nei prossimi mesi. Comunque qui trovate poi i soliti grafici, perlomeno questo è un grafico degli interessi totali maturati in percentuale, quindi il 14 su Mintos, il 5 su Bondora, eccetera eccetera. Qui avete una colonna che vi dice gli interessi mensili che avete guadagnato sul totale del capitale investito. Questo mese infatti si vede anche da qui che è molto più basso rispetto al mese precedente. Qui avete uno spaccato di quello che è il mio portafoglio, come è diviso sulle varie piattaforme, quindi il 47% su Mintos, il 38% su Bondora e il resto sul crowdfunding immobiliare. E questi sono gli interessi che ho maturato su ogni piattaforma, spaccati mensilmente. E vedete che su Monte Piattaforme è stato veramente molto crescente e lineare, come su Mintos e Bondora. Questi picchi sono dati dai referral, quindi dai piani di affiliazione, e anche sulle altre piattaforme alla fine era crescente. Comunque in questi mesi a venire sicuramente diminuirà l'esposizione mia su queste piattaforme, quindi di fatto anche gli interessi caleranno. Come avete visto, sicuramente c'è ancora molto margine di fare guadagno su queste piattaforme. Quello che è la mia opinione sicuramente è quella di limitare e di ridurre quella che è l'esposizione su questa tipologia di strumenti nei mesi a venire, perché comunque questa situazione di incertezza potrebbe avere, come è già successo appunto nelle scorse settimane, delle ripercussioni su alcune di queste piattaforme. E soprattutto più piattaforme si rivelano come fraudolente oppure più piattaforme chiudono perché hanno una situazione finanziaria instabile, tanto più la fiducia degli investitori in questi strumenti diminuisce e quindi anche il rischio associato a questa tipologia di investimento sicuramente aumenta. Quindi quello che è il mio consiglio è quello di sicuramente limitare e di ridurre in questo mese l'esposizione su queste piattaforme e di non iniziare eventualmente nuovi investimenti. Quella che riguarda poi la mia strategia concretamente, appunto, come dicevo nello scorso mese, è quella di ridirezionare alcune di queste piattaforme su quelle italiane, non perché non ci creda, anzi, quelle in cui ho investito sono sicuramente piattaforme in cui ancora credo e che penso possano far bene. Tuttavia, questa situazione sicuramente non facilita gli investitori e quindi non mi sento di incentivare ancora le persone ad investirci. Piuttosto, sicuramente si stanno presentando tantissime occasioni sui mercati azionari, quindi sicuramente allo stato attuale preferirei investire da quel punto di vista e preservare un po' di liquidità in modo da poter subito iniettare questi soldi sui mercati qualora fosse necessario. Una volta che questo occhio del ciclone sarà terminato e sarà la situazione un po' più stabile in modo da investire anche nell'immobiliare e nel peer-to-peer lending qui in Italia, conto sicuramente di investire in Walliance, come avevo già detto nel video precedente. Comunque anche nel corso di questo momento di difficoltà sta tenendo aggiornati quelli che sono gli investitori e secondo me sta facendo un buon lavoro, e analizzeremo anche quelle che sono altre piattaforme italiane come SoEasy e come Relender. Quindi se hai anche dei suggerimenti fammi sapere qui sotto nei commenti, in modo che vedremo anche altre piattaforme e inizierò a recensire anche quelle italiane. In un momento come questo secondo me la cosa importante è quella di stare a casa e di preservare la propria salute e di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, in modo che verrà premiato dall'algoritmo di YouTube. Io nel frattempo sicuramente vi ringrazio per aver guardato tutto il video e vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a lasciare un mi piace a questo video. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!